Pronto? Sì. Ciao, sì, stasera vengo a giocare. Ho anche la racchetta nuova, l'ho comprata. Sì. No, non è full carbon. Come che cazzo hai fatto? No, guarda che la mia racchetta è potentissima anche se non è full carbon. Poi ti spiego, stasera ti faccio vedere. Ciao ragazzi e bentornati ad un nuovo video di Tennis Taste. Come avrete capito dal siparietto iniziale, parliamo della racchetta che io ho scelto personalmente per giocare. Ora, io non sono sicuramente LeBron, sono un appassionato come voi, mi diverto tantissimo a giocare, gioco tanto, ma ho dei gusti ben precisi. A me piacciono le racchette rigide. Eppure, a questo giro ho scelto una racchetta che ha comunque le facce miste, fibra di vetro e fibra di carbonio. Ma adesso andiamo a vedere il perché. Ma vi presento la mia nuova Royal Padel Euro Pro 2022, anzi Euro Pro, sarebbe il nome completo, ma per gli amici la chiamiamo Euro o Euro Pro, insomma, a seconda di come volete. Partiamo subito dalla scheda tecnica di questa signorina, anzi di questa signora, perché questa signora è bella grande e anche bella pesante. E parliamo di una racchetta con forma diamante, con una costruzione mista fibra di vetro e fibra di carbonio per le facce, ma tutto il resto chiaramente parliamo di fibra di carbonio. Fibra di carbonio 3K è un telaio realizzato handmade in Argentina, come tutte le Royal Padel, ad esclusione della M27, che chiaramente è made in Spain. Infatti le M27 sono molto diverse dalle Anniversario, dall'Euro Pro, dalle Whip, che sono però in realtà i modelli storici Royal Padel. Ma qui abbiamo un elemento che rispetto alle Anniversario me l'ha fatta davvero molto preferire, perché le Anniversario sono più morbidine, sono più tonde. Qui invece alla forma a diamante si aggiunge anche il polietilene hard, ed è la prima volta che Royal Padel introduce il polietilene hard su una racchetta, molto molto interessante. Di fatto questo polietilene hard può far pensare che sia una racchetta estremamente rigida, ma in realtà non è così, perché il polietilene ha un'ottima capacità elastica, un ottimo ritorno di energia, e lo dimostra anche sulle versioni standard, quindi sulle M27 Carbon, che hanno il polietilene medium in sostanza. Dimostra come sappia affondare, ma sappia anche dare un ritorno elastico molto energico. Comunque lo scopriremo tra poco come va questa racchetta in campo, ma continuando con le specifiche, ovviamente essendo una diamante è una racchetta con un bilanciamento piuttosto alto, e sebbene Royal Padel dichiari i pesi che si fermano a 365 grammi, io non ne ho viste di più leggere di 370, e molto più spesso siamo vicini ai 380 grammi, per cui questa, la mia racchetta, pesa 380 grammi e arriva a 384 con l'overgrip montato. Sempre al solito di Royal Padel, sulle versioni made in Argentina abbiamo il laccetto tradizionale, ma in questo caso Royal lo ha accorciato. Vi faccio vedere, serve mezzo giro e si è risolto, quindi si riesce a giocare tranquillamente con un laccetto che non dà fastidio. Devo dire che questa soluzione spesso mi ha fatto storcere il naso su tante racchette, ma nel caso di questa Euro Pro mi è subito piaciuto il fatto che questo laccio più corto con mezzo giro si potesse utilizzare senza nessun altro ammennicolo, senza nemmeno la soluzione che vi avevo proposto tempo fa dell'elastico per capelli da infilare per accorciare e fare un finto cappio. Quindi perfetta così com'è. L'unico cambiamento però che io faccio su queste racchette, che ho fatto sostanzialmente per giocarci, ma che faccio su tutte le racchette sostanzialmente, ho cambiato il grip, perché il grip delle serie made in Argentina è un grip che personalmente non mi piace, è molto rigido ed è molto sottile, per cui per recuperare misura io acquisto sempre in aftermarket o un Syntec Pro di Bambolat oppure un Sublime. In questo caso ho montato un Sublime e la misura per la mia manona diventa perfetta. Una cosa che non dobbiamo dimenticare è che su tutte le racchette made in Argentina 2022 di Royal Padel è applicata la sandpaper surface, e anche qui non fa difetto. Vi faccio sentire un pochettino. E ok, mi sono graffiato la mano, ma davvero è tagliente, è una finitura che ha ridefinito il concetto di spinel padel per quanto mi riguarda, ed è uno dei motivi fondamentali per i quali ho scelto questa racchetta, insieme chiaramente alla forma a diamante e il polietilene hard al suo interno. Prima di andare a scoprire come va questa Euro Pro in campo, ti ricordo di iscriverti al canale, di attivare la campanella delle notifiche e di lasciare un bel like a questo video, così mi consentirai di allargare la mia community, anzi la nostra community, e di portare
creare sempre maggiori e migliori contenuti. A te non costa nulla, ma per me può fare tanta differenza. E ti ringrazio se mi darai una mano. Come va in campo allora questa Euro Pro 2022, oppure se vogliamo fare i tipi internazionali, Euro Pro? Devo dire che è una racchetta che mi ha conquistato fin da subito. La sua genesi in realtà è anche un po' colpa mia, perché l'anno scorso a ottobre sono andato a giocare i tornei del Master Finale a Barcellona, i tornei Royal Padel, quindi ci si qualificava e quindi si andava a giocare il Master Finale con una rappresentativa di ogni nazione, e in quel caso ho potuto parlare più da vicino con i responsabili di Royal Padel, cosa che sostanzialmente mi capita abbastanza spesso. Però in quella situazione, che era più, diciamo, goliardica, più ravvicinata tra le altre cose, sono riuscito a esprimere il mio concetto a Royal Padel. Cioè, Royal Padel è sempre stata un'azienda che ha proposto racchette morbide e si era mossa solamente con la R Fury, quindi con M27 Fury, che tra l'altro è una racchetta che ho adoperato comunque per un bel po' di tempo, ma è comunque una ibrida tra tonda e goccia, quindi non esattamente nelle mie specifiche. E avevo fatto presente che secondo me mancasse un telaio un po' più hard nella categoria di Royal Padel che facesse contenti chi come me ama il telaio più reattivo. E lì da subito Royal Padel mi ha risposto dicendomi: guarda, sì, abbiamo lo studio una cosa del genere, non avevamo intenzione di farla realmente rigida, però se ci dici che può essere un telaio piacevole, allora ci pensiamo. E così è andata. In sostanza, questa Euro Pro è un po' merito, un po' colpa mia sostanzialmente. Quando è arrivata, chiaramente è una racchetta che io avevo richiesto, avevo fatto presente, anche se in realtà avevo richiesto un peso un po' più basso. Infatti i 365 grammi massimo della scheda tecnica sono quelli che un po' volevo, però devo dire che Royal Padel anche sui bilanciamenti non è mai esagerata, per cui questo bilanciamento con questo peso, parliamo di 380 grammi su questa palla specifica, si sentono meno, per farvi un paragone, rispetto ai 350 grammi di una Varlion Bornsum Prisma. E questa è una differenza notevole, perché questo, a parte che vi dico sempre, il peso è sempre relativo al bilanciamento, perché se hai una diamante bilanciamento medio-alto 380, molto spesso sarà più maneggevole e meno scorbutica di una racchetta diamante più leggera con tutto e solo peso in testa, e questo per esempio è un vantaggio. Ma al di là di tutto si è mostrata decisamente più maneggevole di quello che le specifiche potevano far pensare, e quindi dopo poche ore di test già era diventata mia. Infatti questa qui l'ho ciulata, me la sono proprio rubata dai test di Padel Guru, e ho detto: signori, questa non la riavrete. Però a mia discolpa devo dire una cosa, che poi ne ho comprata anche un'altra, se dovesse capitare qualcosa c'ho la seconda pronta, e quindi la tiro fuori. Quindi queste sono le mie gemelline del gol. Ma veniamo a come si comporta. Allora, abbiamo detto che non è una full carbon, ma è una racchetta in carbonio con facce miste in fibra di vetro e fibra di carbonio e nucleo rigido. Rigidissimo in realtà no, è un medium hard, quindi è un quasi hard, e questo è qualcosa che ho imparato ad apprezzare nel tempo, perché anche personalmente sulle scelte di racchette sono sempre andato su qualcosa di rigido, quindi non so, Technical Viper, Air Viper aveva il difetto che comunque era un po' leggera in molti casi, e l'ho messa come prima scelta, come racchetta migliore dello scorso anno, pur sapendo dei suoi limiti. Però è una racchetta che comunque ti manda il braccio sempre veloce, ma il suo limite principale è proprio la stabilità quando ti devi togliere qualche palla da dosso, quando a rete magari ti arriva qualche volley più dolce sulla cichita, non hai tanta massa per giocare di mano, e qui è proprio il contrario, perché questa ha un grandissimo livello di potenza, ha un grandissimo livello di controllo, ha un grandissimo livello di stabilità, non potrebbe essere altrimenti, è una racchetta da 380 grammi con il nucleo hard e comunque con infusto in fibra di carbonio. Ma allo stesso tempo, rispetto ai telai per esempio con i quali giocavo prima, ho trovato questa faccia in fibra di vetro e fibra di carbonio leggermente più elastica, e col combinato sostanzialmente della sandpaper surface hai la palla che si incolla per un attimo sul piatto, la gestisci come vuoi tu, spin, piatto e così via, e poi ne fai quel che vuoi. È chiaro che parliamo di un telaio molto tecnico, che parliamo di un telaio che non è leggero in mano, ma è un telaio che ha un grande livello di offensività, ma che allo stesso tempo, con questa maggiore elasticità della faccia, non è così castrante in difesa, perché è pesante ma è comunque più tollerante. Per essere una diamante è molto tollerante, e qui mi aveva già ammaliato, perché poter giocare bene a parete o comunque non in maniera rimaneggiata o di fortuna in uscita di parete nei recuperi con una diamante, secondo me è tanta roba, e questo è un altro motivo per il quale l'ho scelta. Ma andiamo ad analizzare subito però nelle diverse zone di campo. Come detto, dal fondo non è maneggevolissima, ma si lascia comunque condurre, basta poco per mandare via la palla.
palla si ha un ottimo contatto con la pallina, perché il nucleo comunque ti fa avvertire immediatamente quando la palla sta entrando nel piatto, e quindi da subito la puoi gestire e la puoi usare sia in maniera veloce sia in maniera un po' più contenitiva, quindi sulle uscite di parete, accompagnando maggiormente la palla senza grossi problemi. Poi ripeto, questa superficie fa miracoli. Ora, piccolo appunto, questa superficie nel tempo chiaramente si liscia perché comunque è molto 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 satinata, ma tra tutti i modelli di Royal Padel con la sandpaper surface, Euro Pro è quella che dura di più. Non chiedetemi il perché, non lo so, non ve lo so dire. L'unico motivo che posso dire è che la vernice forse è un po' differente, che forse il bianco è un po' più poroso, non ne ho idea, ma questa è una racchetta che sostanzialmente gioca da più di 2 mesi. Avvicino, potete vedere, c'è ancora la sandpaper surface. E onestamente, pochissimi anche i salti di vernice. Pochissimi, giusto qualcuno. Quindi la racchetta, devo dire che resta nuova. E questa è un'altra grande dote per questo telaio, perché non è scontato che il telaio comunque resti piuttosto nuovo. All'inizio questo bianco non mi piaceva molto, ci ho fatto l'occhio, sembra un po' la racchetta del Papa, ma alla fine mi piace. Mi sono abituato e devo dire che la trovo anche molto familiare. Tornando sempre dal fondo, dicevamo che comunque non è una racchetta semplicissima da gestire dal fondo, ma non è in assoluto una racchetta difficile, perché il punto dolce è comunque ampio, perché la faccia comunque più elastica fa un lavoro che le full carbon non ti possono assicurare, ma allo stesso tempo il nucleo più rigido ti permette comunque di essere efficace anche quando vuoi pestare un attimo di più. È chiaro, sappiamo che nel padel dal fondo non si tira forte, ma qualche soluzione, ad esempio colpire più l'avversario al corpo, provare un passante un po' più veloce quando c'è spazio, beh, lei te lo permette con questo gran controllo e a questo connubio di controllo e uscita di palla che è sempre molto gratificante. Quindi ci vuole più fisico che tecnica, secondo me, per adoperare questa racchetta, ma neanche troppo fisico, è che devi saper mandarla avanti e saperla contenere certe volte. Un altro aspetto molto positivo, ad esempio, è sulla risposta al servizio, perché con questa massa, se da un lato taglia fuori comunque una buona parte di padelisti comunque che stanno iniziando a giocare, quindi non è una racchetta indubbiamente da giocatore intermedio, è comunque una racchetta da giocatore avanzato, almeno è comunque da giocatore di sinistra, a destra faccio fatica a vederla perché comunque è un nucleo più rigido e quindi la palla esce più velocemente. Sulle risposte al servizio ti dà comunque una gran mano, perché è molto solida, per cui basta poco, la metti dietro la palla e lei fa tutto il resto in buona sostanza. Quindi hai il controllo della superficie, il nucleo ti avvisa subito quando sta impattando la palla e lei è tanto stabile. Quindi davvero uno dei colpi migliori secondo me è la risposta, perché in back praticamente affetti la palla quasi come se stessi giocando a tennis. E qui un piccolo inciso: se sei tennista e giochi con questa racchetta, diciamo che cominci a fare qualcosa di tennistico, perché senti tanto grip da questa superficie e ogni tanto bisogna ricordarsi di ripulire un po' la tecnica, perché sennò inizi veramente a giocare a tennis nel campo da padel. Detto ciò, in risposta al servizio è una racchetta che ti concede tanto, sempre ricordandosi che è un bel mattoncino, quindi se la sai muovere fa molto da sola quando arrivi all'impatto. Inoltre, nelle fasi di costruzione è una racchetta che ti concede una certa tranquillità di impatto, quindi su Bandegas, su Viboras, devo dire che veramente è molto fluida, perché non serve strapparla. Ad esempio, se facciamo il confronto con una racchetta più leggera, vuoi una Born su Moon Prisma oppure una Air Viper, lì trovi necessità sempre di calcare un po' la mano, perché devi comunque compensare la massa che manca. Qui invece c'è tanta massa e tutta questa massa ti aiuta anche solo con un movimento fluido a colpire la palla in tranquillità, a dare spin immediato, perché questa superficie, ripeto, è qualcosa di assurdo, e quindi diventa un fatto di come riesci a giocare. Se sei un giocatore che non vuole spingere a tutta o non vuole grossi grattacapi dal punto di vista dello spin, ma vuole un telaio molto solido, in costruzione questo è un telaio che comunque ti riesce a dare tanto. Fisicamente ti richiede qualcosa, come vedete io non sono esattamente un fuscello, anzi vi ricordo che come allenamento di base io mi affido sostanzialmente ad un po' di powerlifting, quindi sicuramente non sono un fuscello. È chiaramente un telaio che si avvicina un po' più a chi ha caratteristiche fisiche come le mie, quindi è abbastanza massiccio, ma devo dire che in generale non è un telaio eccessivamente stancante se adoperato nella maniera giusta, cioè se sfruttato nella sua potenza. E qui veniamo poi a rete, perché sulla rete con un telaio a diamante tutti siamo capaci di fare un portress oppure uno smash sostanzialmente dritto per dritto, ma in questo caso abbiamo un livello di potenza che parte prima, quindi che è più generoso rispetto alle solite
full carbon, oppure rispetto alle full carbon che hanno un EVA soft al loro interno, e quindi qui per il portrait racing spin non serve tirare a tutta, si fa affidamento su questa superficie che non va a dissipare niente di spin e che ti dà pure un bel controllo, quindi molto bella sulla rete è davvero godereccia, sulla rete è qualcosa di indescrivibile, penso sia una delle migliori, a patto che non preferiate altro. E comunque dal punto di vista del controllo ce ne sono poche che ti danno questo tipo di controllo ed anche questo tipo di spin, per cui ha calcolato tutto ciò rispetto ad altri telai, e sulla rete la trovo davvero molto buona per quanto riguarda Portress, perché è davvero piuttosto facile, a regime medio-alto, mandando il braccio comunque con un poco di spin, lei già carica tutto, mette la sua potenza e la palla va dove deve andare. Sullo smash dritto per dritto comunque grazie al nucleo rigido ti riesce a dare tutto, come detto su Bandegas e Viboras si comporta molto bene senza troppo sforzo e con un movimento più fluido, ma si può anche calcare, l'unica cosa è che calcando la mano il nucleo rigido spara veramente forte e lì comincia a richiedere decisamente più tecnica. E poi ci sono le volée, dove sostanzialmente metti braccio, metti racchetta e lei fa tutto il resto, perché è molto 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 stabile, ma allo stesso tempo è comunicativa, e questo fatto che sia stabile, comunicativa, potente eccetera la rende incredibilmente efficace. Ora abbiamo fatto una panoramica di un telaio che sembra perfetto, ma la realtà dei fatti è che con ogni telaio bisogna vedere se vi trovate, se vi piace il feeling, perché qui abbiamo comunque una faccia che affonda un poco di più rispetto ad una full carbon, non tantissimo perché il nucleo comunque è bello denso, ma comunque c'è un maggiore affondo che se da un lato ti dà comunque un maggiore swiss spot, dall'altro comunque ti dà una sensazione meno rigida rispetto ad una diamante tipica full carbon, magari con un'eva anche intermedia o hard, indubbiamente più soft, ma non è assolutamente una racchetta soft, diciamo che si avvicina ai canoni di qualcosa più di un'eva medium, quindi tra medium e hard, senza essere troppo hard, ma soprattutto senza avere quella secchezza di impatto che solitamente si trova su telai commerciali, ad esempio come su Technical Vibe, perché è un telaio che ho adoperato per molto tempo, ma che dopo un po' qualche noia, per esempio, me la dà quando la adopero dopo tanto tempo, perché è decisamente più secca. E qui veniamo quindi all'ultimo punto fondamentale di EuroPro 2022, ovvero che vibra praticamente è zero, ma questo è un aspetto che conosciamo molto bene, Royal Padel, non lo scopriamo oggi, lo sapete benissimo che Royal è una delle soluzioni migliori per chi cerca qualcosa di veramente confortevole, questa EuroPro esula un po' dal concetto di racchetta confortevole, ma resta comunque un telaio davvero molto confortevole, perché io amo questo polietilene, mi piace la sensazione del polietilene tantissimo, e penso che questa EuroPro sia una scelta adeguata per chi vuole un telaio aggressivo, un telaio carico di spin, un telaio che sia cattivo nelle sue manifestazioni ma che non sia però cattivo con le articolazioni, e per chi come me gioca veramente tanto e soprattutto cambia spesso telaio per quanto riguarda i test che deve fare, lei è veramente un salvataggio continuo, perché è rigida sì, ma è comunque confortevole. Ha questa faccia in fibra di vetro e carbonio che ti aiuta comunque sempre un po' di più, ma che ti dà quel comfort in più che non ti sdruma il braccio sostanzialmente. Quindi devo dire semplicemente brava Royal Padel, che uno mi ha dato retta e ha fatto un telaio che sostanzialmente volevo, e per questo motivo una me la sono ciulata, come sapete. Speriamo che Padel Guru non veda questo video, ma purtroppo penso lo vedrà, ma prima o poi dovevo confessare il mio crimine. E poi devo dire che è bella cazzuta, è proprio bella bella, io ve la faccio di vedere questa racchetta qui che io adoro, veramente adoro, perché molto parte dalla finitura, molto arriva dal nucleo un po' più rigido, tutto il resto è davvero molto accorrido. Poi in realtà ragazzi, se la guardate bene, diciamo Royal non si è sprecata tantissimo, perché in sostanza ha preso il cuore dell'anniversario e ci ha disegnato sopra una diamante, però a me l'anniversario piaceva, è sempre piaciuta come racchetta, un po' troppo morbidina per i miei gusti, ma con questa scelta devo dire che le ha dato quel punto, quel giusto grado di comfort e quella cattiveria maggiore con questa testa più squadrata che mi ha conquistato, e per questo motivo EuroPro è la mia racchetta. Non significa che sia la vostra, ma se cercate una diamante che sia confortevole, molto potente, molto massiccia e con uno spin della Madonna, è comunque un ottimo telaio. EuroPro 2022 è disponibile presso il mio partner padelguru.it, dove potete sfruttare il mio sconto Tennis Taste, scritto tutto maiuscolo, direttamente nel carrello. E vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche e di lasciare un grande like a questo video, così mi consentirete di presentare sempre migliori e maggiori contenuti. Pertanto ragazzi, schiacciate quel pulsante qui sotto, è gratis per voi, ma per me può significare tanto. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.